Questa cura sul cancro è stata scoperta 84 anni fa, ma furono immediatamente soppresse ulteriori ricerche. Nel 1931 Royal Rife rivelò un microscopio ottico come non si era mai visto prima. Era in grado di produrre immagini microscopiche ancora impareggiabili con la tecnologia odierna. Rife è stata la prima persona a vedere i virus vivi, osservare i loro comportamenti e movimenti. Dalle sue osservazioni teorizzò che tutti gli organismi risuonano alla loro propria specifica frequenza. Analizzando le vibrazioni di uno specifico agente patogeno, poteva usare una frequenza per distruggerlo. Gli organismi malati venivano eliminati senza operazioni chirurgiche o farmaci. Rife ha testato con successo un trasmettitore di radiofrequenze in un laboratorio di animali ed è stato in grado di distruggere delle cellule specifiche basandosi sulla sua teoria. Nel 1934 si è trasferito per un test clinico con 16 pazienti malati di cancro al centro oncologico USC. Tutti i 16 pazienti sono stati curati clinicamente in 90 giorni. Rife ha sostenuto che la sua scoperta è stata soppressa dall'Associazione Medica Americana e che hanno influenzato per screditare le sue ricerche negli anni 50. Da allora sono state fatte poche ricerche per studiare il metodo Rife. Ogni anno si spendono circa 150 miliardi di dollari per il trattamento e le medicine del cancro. Che valore avrebbe una cura? Vinciamo il cancro! Per tutti coloro che sono alla continua ricerca della verità e combattono per cercare di migliorare questo mondo, fate voi stessi le ricerche. Nella descrizione del video trovate diversi link in lingua italiana che confermano questa traduzione. Grazie per l'attenzione e diffondete le informazioni.